Bentornati ragazzi! Visto che mancano meno di 2 mesi a Natale, ho pensato di proporvi la realizzazione di un calendario dell'Avvento. Cercando su internet ho trovato questa fantastica immagine da cui prendere spunto. Allora, cosa ci servirà per realizzare questo prodotto? Sicuramente del tavolame, però potreste anche andare al brico e recuperare dei listelli già fatti. Noi abbiamo già in casa l'Aius termotrattato e quindi utilizziamo già il materiale che abbiamo in casa. Quali macchinari utilizzeremo? Sicuramente pialla filo, pialla spessore, la squadratrice, la troncatrice, la sparachiodi. Allora, adesso ve li ho messi un po' in ordine così, poi piano piano, guardando il video, capiremo come utilizzare queste macchine per realizzare il nostro prodotto. Pronti? Lavoriamo! Prima di metterci al lavoro dobbiamo mettere il progetto su carta, quindi matita alla mano e disegniamo. Copiando la struttura della nostra fotografia da cui abbiamo preso spunto, abbiamo diviso in 3 file e ogni fila in 8 spazi. La parte bassa della casetta sarà 70 cm x 30, dedicata alle caselle. Compresa del tetto, invece, lo spazio totale del progetto prevederà 70 cm x 50 cm di ingombro. Eccoci con la prima lavorazione. Cosa faremo? Utilizzeremo la squadratrice che abbiamo già visto in altri video per sfilare tutte le nostre tavole in Aius in tavolette da 7 cm di larghezza, perché il corpo della nostra casetta avrà uno spessore di 7 cm. Invece il tetto, i 2 spioventi del tetto, lo faremo con uno spessore, una larghezza delle tavolette di 10 cm. Però abbiamo un problema sulla squadratrice, perché c'è montata una lama per il taglio dei semilavorati, quindi dovremo andare a cambiarla sostituendola con una lama per tagliare massello. Non vi faccio vedere il cambio lama perché, se vi interessa, andate a vedere il link sul cambio lama della squadratrice. Ora cambio la lama e poi iniziamo immediatamente a tagliare i pezzi. Abbiamo appena finito di fare il cambio lama, ora abbiamo una lama per tagliare il massello. Ci rimane soltanto da spostare il registro parallelo in modo da posizionarlo a 7 cm, così che potremmo sfilare tutte le tavolette. Pronti a lavorare? Sempre mettersi di PI, ricordiamoci. Ora che abbiamo sfilato tutte le tavolette, ci sposteremo sulla pialla spessore per ridurre lo spessore delle tavolette da 2 cm, le porteremo a 1 cm. Ho lasciato da parte una tavoletta più larga perché ci servirà la tavoletta da 10 cm di larghezza per eseguire le 2 falde del tetto. Spostiamoci sulla pialla spessore. Eccoci sulla pialla spessore. Abbiamo appena finito la lavorazione, ora dovremmo portare tutte queste strisce da 7 cm, che sono spesse 2 cm, ovvero 20 mm, le dovremo portare a 1 cm di spessore, a 10 mm. Quindi, con l'aiuto della pialla spessore, faremo 2 o 3 passaggi, togliendo dai 4 ai 3 mm, per scendere dai 20 mm fino ai 10 mm di spessore su ogni singola tavoletta. Quindi dovremo fare più passaggi. Sempre utilizzo i DPI e mi raccomando,
Su queste misure bisogna utilizzare il calibro, non il metro a nastro, flessometro, o il metro a bacchetta, perché non sono precisi come il calibro. Ok? Ora accendiamo l'impianto aspirazione, DPI e pialliamo. La prossima lavorazione è sulla squadratrice, dove andremo a ritagliare tutti i pezzi per realizzare la struttura del nostro calendario dell'avvento. Tagli per il grosso del lavoro. Adesso andiamo a comporre i vari elementi che abbiamo tagliato per capire se abbiamo tutto, in modo che magari la prossima volta iniziamo a assemblare. Partiamo dal basso con le nostre fasce da 70. 1, 2, 3 e 4 mi sembra. I due listelli laterali. 1 e 2, le falde del tetto gli ho dato un taglio, un'inclinazione a 30 gradi con la troncatrice velocemente, tanto per abbozzare. Sicuramente sono da tagliare in lunghezza e sicuramente anche le due fasce verticali dovremmo dargli la stessa inclinazione sulla troncatrice, in modo che le due falde vadano perfettamente a raccordarsi. Poi prima ho tagliato tutti questi, che sono tutti divisori da frapporre. Qui adesso vediamo se ho sbagliato qualcosa, dovremmo riposizionare tutte queste. Forse è meglio partire direttamente dal basso. Adesso casca tutto. Allora, questa è la misura, ma contemporaneamente dovrei aver fatto la misura giusta per così. Eccoci, siamo riusciti ad assemblare in maniera approssimativa la nostra casetta. Chiaramente mancheranno ancora delle lavorazioni, che saranno tagliare le falde del tetto, tagliare i due montanti verticali con la stessa inclinazione che abbiamo usato per la falda qua sopra e poi assemblare il tutto, nonché costruire tutte le scatoline per avere i nostri spazi dove riporre i regali. Mi raccomando, sempre sul pezzo e guardate il video, ma volevo ringraziare Francesco, Luca e Yuri perché hanno trovato un fantastico cartello in un mercatino dell'usato e me l'hanno regalato, quindi volevo farvelo vedere e niente, li ringrazio tantissimo perché di solito è chi fa i video che poi fa i regali, invece qui inizia a essere al contrario e vi ringrazio tantissimo del regalo, sicuramente lo appenderò in laboratorio. Ciao ragazzi, al prossimo video! Bentornati ragazzi, oggi... Bentornati ragazzi, visto che siamo vicini alle feste natalizie ho pensato di... Senta, calma. Dai, ferma, figa.
in modo che possiamo prepararlo per le... Oh! Il vero. Prima di iniziare a lavorare bisogna mettere giù il progetto su... No. Prima di iniziare a lavorare dobbiamo mettere un... Mettere sciucciucate, vai. Prima di iniziare di me... Vai! Ecco che siamo riusciti a assemblare un po' alla Carlona... No, rifai. Ecco che siamo riusciti a assemblare un po' in maniera prossima... Rifacciamo.